possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Due passeri non si vendono forse.
conosce per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quando a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Siamo qui proprio per chiedere alla nostra Santa di infondere nel nostro cuore la passione per la ricerca, l'incontro con il Signore, che entri nella nostra vita e la nostra vita sia tutta in qualche modo coinvolta nella amicizia, nella comunione con Lui. Ed è bello poter sottolineare come questa festa viene collocata nel tempo importante per noi cristiani, il tempo dell'Avvento, tutta la Chiesa, le comunità cristiane che sono orientate alla preparazione e all'incontro con il Signore, che sia sempre un incontro nuovo, un incontro che dà impronta nuova alla nostra vita, risveglia i sentimenti più belli, le convinzioni più necessarie per poter capire la nostra vita e poterla anche gustare, vivere in una dimensione che va al di là di quello che è l'orizzonte puramente umano. E anche vorrei proprio sottolineare come non soltanto l'opportunità di questa celebrazione nel contesto dell'Avvento, ma anche dell'anno della fede. Questo invito pressante, io seguo un po' le catechesi del Papa ogni mercoledì, questo invito costante, pressante, quasi supplicante, rivolto a tutti i cristiani, alle nostre comunità, perché le nostre comunità si risvegliano per una fede viva, per una fede vera. Lui parla di una fede che va purificata, di una fede che va confermata, di una fede che va, dire così, vissuta nella conoscenza dell'approfondimento di quelli che sono i suoi contenuti, ma anche della definizione vera della fede. Ha un passaggio, ovviamente, il Papa era così, di una verifica della realtà anche del cammino della fede. Dice, noi abbiamo più scontato che le nostre comunità vivano, capiscono il vero senso del dono della fede. Che la fede non è un complesso di dottrine, dice lui, la fede non è un complesso di norme morali, semplicemente. La fede è un incontro con una persona che è Dio stesso, Gesù Cristo, che ti avvince, che ti coinvolge, per cui la tua vita si fonde con la sua stessa vita. Ecco, mi pare che sia bello proprio così, in questo percorso della Chiesa e di noi Chiese stiamo facendo, ricorrere anche la testimonianza di chi ha capito che cosa vuol dire credere, chi ha avuto la felicità, la gioia di questo dono, di un incontro con il Signore che ha dato, direi così, alla loro vita, direi così, una dimensione sicura. E allora mi piace anche richiamare un po' un prefazio molto bello dove si dice: tu Signore dai alla tua Chiesa la gioia di fare memoria o di fare la festa con i tuoi santi, con i loro insegnamenti la maestri, con i loro esempi la rafforzi, con la loro intercessione la proteggi. Ecco, ogni volta che noi ci avviciniamo alla testimonianza dei santi o della celebrazione anche di una festa di Maria, ecco, noi ci lasciamo guidare da questi tre momenti. Abbiamo bisogno di domandarci qual è l'insegnamento grande che attraverso la loro testimonianza ci viene offerta come dono. Per cui usciamo da questa celebrazione più arricchiti, più sereni, più convinti, più radicati anche nella nostra fede. Ecco, allora, la testimonianza che ci viene offerta in questo tempo di Avvento, la liturgia che ci fa ricordo della testimonianza della parola forte dei profeti, che ci invitano con parole di consolazione, con parole di speranza, ad aprire i nostri occhi, a fidare la nostra vita al Signore, che
che viene con certezza, non è lontano da noi, non è fuori di noi, ma è dentro la realtà della quotidianità di oggi, di ciascuno di noi, nella storia di ciascuno di noi. Nello stesso tempo ci presenta delle figure più significative. Veniamo appena dall'8 dicembre, la presentazione di questa giovane che si inserisce nel disegno di Dio e scopre il progetto di Dio su di lei e si sente rivestita di luce. Ricordo il film di Zeffirelli, no? Come ha presentato l'Annunciazione, un fascio di luce che penetra nella sua stanza mentre lei è in preghiera e si sente tutta avvolta nella luce, diventa luce e diventa ripiena di grazia. Si riscopre dentro questo amore infinito di Dio che ha dell'incredibile, resta smarrita e turbata, tanto veramente resta sconvolta nel scoprire quella novità della sua vita immersa nell'amore di Dio. E così anche noi ci avviciniamo all'altra testimonianza dei santi, oggi di Santa Lucia. Il nome stesso dice luce, colei che veramente ha incontrato la luce, che ha illuminato la sua vita, ha penetrato tutta la sua vita. E noi ci soffermiamo in modo particolare in quello che è l'aspetto, direi, della sua testimonianza significativa, vergine e martire. Come la vergine, cioè colei che ha incontrato il Signore e ha consegnato la sua vita a Lui, si sente posseduta da Lui. E il Signore diventa, direi, il dono, il tesoro prezioso per il quale vale la pena vendere tutto, rinunciare a tutto, la priorità dell'amore di Dio nella mia vita. Anche la stessa prima lettura che abbiamo ascoltato, no? Paolo come ha vissuto questa testimonianza. Un Paolo che si sente travolto dalla luce del Signore, Cristo Signore, e deciderà, nessuno mai mi separerà dall'amore di Cristo, nella morte, nella tribolazione, nella fame, nessuno mai mi separerà dall'amore di Cristo, perché è la mia vita, per me vivere Cristo, non c'è altra risorsa, pronto a pagare qualsiasi prezzo. Ecco la testimonianza di Lucia, di cui noi sappiamo poco, ci dice soltanto che sia martire nel tempo di Diocleziano, nel 304, ce la viene presentata come una vergine, cioè come colei che si è sentita posseduta da Dio, ha affidato tutta la sua vita a Dio, e ci parla proprio di questo valore del primato di Dio nella nostra vita, della signoria di Dio nella nostra vita. E nello stesso tempo questa consegna di sé al Signore, che porta in una confidenza, in un'intimità, in un dialogo, per cui va a costruire giorno per giorno il cammino della sua vita sempre con gli occhi fissi su di Lui, in attesamento di discepolato. Muovo i miei passi dietro a Lui, le mie scelte sono condizionate dal messaggio che Lui mi dà, dalle parole che Lui mi dà, dalla luce che Lui mi mette, per cui la sua parola diventa luce i miei passi, Signore, mi fido di Te e non di altri. Nello stesso tempo una consegna di amore che diventa così forte per cui nessun'altra forza riuscirà a interrompere questo rapporto, questa relazione. E allora eccoci qui, il coraggio di affrontare anche il martirio. Il martirio che diventa questo segno di una fedeltà risoluta, nessuno mai mi separerà dall'amore di Dio. E noi abbiamo bisogno, anche noi come comunità, come Chiesa, e anche penso come umanità, abbiamo bisogno che la luce di Dio penetri nella mente, nel cuore, nei progetti degli uomini. Papa nel documento Porta Fide dice: ho l'impressione che noi, anche noi cristiani, siamo in questo momento di crisi, ci stiamo soffermando nel descrivere quelle che sono le cause, le situazioni, direi così, delle difficoltà economiche, ma non prestiamo sufficientemente attenzione nel porre il dito su quella che è la crisi della fede. Solo quella, risolvendo quella, l'uomo riuscirà a capire il senso della sua vita, il senso delle sue relazioni, il senso anche della progettazione, anche della sua vita. Allora eccoci, anche noi abbiamo bisogno, direi proprio così, di domandarci come fare in modo che la fede penetri, diventi un valore per ciascuno di noi, torni ad essere Dio il bene delle nostre famiglie, torni a diventare Dio stesso e Cristo stesso un punto di riferimento, di orientamento per i nostri giovani, per i nostri figli, perché nel bailare di tante proposte culturali, di tante guide che si propongono, direi anche per i nostri giovani, possono ritrovare ancora in Cristo veramente colui di cui ci si possa fidare.
senso di responsabilità, è anche il dono che chiediamo anche alle nostre famiglie. L'altro giorno mi trovavo in una parrocchia a celebrare, il parroco mi fa una confidenza, dice, pensa, stamattina una bambina di 8 anni mi dice, Chierichetta, sono riuscito a portare a messa mia mamma. Sono riuscito a portare a messa, dico, una bambina che diventa luce per i suoi genitori, per dire, vieni mamma, vieni anche tu a pregare con me, dovrebbe essere il contrario. Abbiamo bisogno veramente che i nostri figli siano, direi così, guidati da genitori che, come Lucia, hanno una luce dentro e sanno anche accompagnare i nostri figli perché aprano i loro occhi sulla conoscenza dei doni che hanno, del senso della loro vita, ma anche dei modi e delle persone o dei valori di cui hanno bisogno per orientare la propria vita. Allo stesso tempo abbiamo bisogno anche in questo senso di una fedeltà, di una coerenza fra fede e vita. E tante volte non siamo disposti a pagare il prezzo necessario per la fedeltà ai nostri valori, per cui anche noi cristiani tante volte non siamo una testimonianza. È vero che Papa Putin dice, guidando un pochettino anche con le catechesi, le nostre comunità, lo sguardo nel mondo, dice sì, è vero. La Chiesa è particolarmente fatta oggetto di persecuzione in questi tempi. Basta pensare a quello che sta avvenendo un po' in Pakistan, della nostra sorella, per cui vorremmo anche pregare che per lei si manda questa lettera di solidarietà con lei, pronta a morire, ma non uscire dalla prigione, direi tradendo la sua fede di fronte a una proposta, direi, di farsi musulmana, no, pronta anche il martirio, quello che sono vedendo in Nigeria, in tante altre parti del mondo. E il Papa che dice ai cristiani, non abbiate paura, noi non abbiamo paura neanche della persecuzione, anzi dice che forse in diverse parti del mondo la Chiesa sta soffrendo il martirio ancora in modo peggiore dei primi tempi della Chiesa. Carissimi fratelli, allora chiediamo veramente al Signore che ci metta sulle piste di Santa Lucia. L'impegno, direi così, dell'incontro con il Signore in una fedeltà assoluta. E allo stesso tempo possiamo anche noi avere il coraggio della nostra coerenza e della nostra forza nel testimoniare gioiosamente a coloro che vivono con noi il senso della nostra fede. Con i suoi esempi la rafforzi, con la sua intercessione la proteggi. Chiediamo allora, oggi penso che ciascuno di noi, sì, anche di voi che viene qui a pregare per dire Santa Lucia, garantiscici un po' il dono della vista, ma c'è anche l'altra vista, se la, direi lo sguardo anche del cuore che deve essere sano. Allora nella liturgia noi anche preghiamo, Signore, donaci occhi perché possiamo vedere le necessità dei nostri fratelli. Ma noi preghiamo nella liturgia anche questa bella espressione, donaci occhi limpidi perché possiamo, direi così, vincere le torbide suggestioni del male, cioè nelle difficoltà il Signore ci faccia sempre aprire gli occhi per cui non cadiamo nel male, ma sappiamo sempre fare la scelta del bene.
possa offrirgli il culto perfetto in spirito e verità. Diciamo insieme: Padre, sia glorificato il tuo nome. Padre, sia glorificato il tuo nome. Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito. Preghiamo. Padre, sia glorificato il tuo nome. Perché la famiglia, consacrata dal fatto iniziale, diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio. Preghiamo. Padre, sia glorificato il tuo nome. Perché i giovani, portatori di speranza, sull'esempio della Santa Vergine Martire, sentono il desiderio della santità come primavera dello Spirito. Preghiamo. Padre, sia glorificato il tuo nome. Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti, e soprattutto i non vedenti, vivono l'esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e delle anime. Preghiamo. Padre, sia glorificato il tuo nome. Aiutaci a vincere le ombre del male, dell'odio, dell'invidia e vedere con gli occhi della fede il giusto cammino verso la tua Chiesa, sempre più vuota. Preghiamo. Padre, sia glorificato il tuo nome. Santa Lucia, illumina tutti i malati, emarginati e bisognosi di speranza, ad avere la forza di vivere assieme a tutti i fratelli, vicini e lontani. Preghiamo. Padre, sia glorificato il tuo nome. Accogli, Signore, queste nostre invocazioni, le presentiamo con grande fede e ti chiediamo di esaudirle per intercessione di Santa Lucia, tu che vivi e regni nei secoli.